Bentornato Massimo Guerrieri, che è titolare di Q Consulenze Finanziarie. Benvenuto. Buongiorno Susanna. E benvenuto Paolo Giovanardi, dell'Ufficio Studi di Q Consulenze Finanziarie. Grazie, benvenuto. Allora Guerrieri, facciamo il punto. Abbiamo parlato della situazione economica prima delle elezioni, adesso sono passati i turni elettorali e quindi i risparmiatori, i telespettatori, gli investitori possono stare tranquilli. Oggi è la nostra ultima puntata della stagione. Della stagione e quindi ci tenevamo proprio a dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori, oltre che salutarli e augurargli una buona estate serena e con tanto sole. È fruttuosa. Sì, ma questo insomma, noi poi abbiamo questo bello spirito, no, italiano, e quindi che ci fa sempre rinascere. Ecco, tre punti su cui volevamo proprio, no, mettere il punto, in modo da lasciare chi ci ascolta con tre focus da seguire. Il primo, chi legge i giornali si sarà accorto, lo spread è tornato vicino ai 300 punti, cioè è tornato ballerino. Sappiamo che a noi interessa lo spread, perché se aumenta lo spread fa calare i nostri titoli di Stato, quindi con ricadute sia sul sistema bancario, dovremo pagare più interessi come Stato, e anche i nostri investimenti, se lo spread aumenta, tenderanno a calare. E di conseguenza noi ci aspettiamo per tutto l'anno uno spread crescente, a maggior ragione un autunno caldo, e di conseguenza primo focus su, come dicevamo l'altra volta, sullo spread, e di conseguenza chi ha titoli di Stato, fondi obbligazionari, piuttosto che investimenti con dei titoli di Stato o delle obbligazioni in genere, calare le duration, le durate, perché più è lunga la durata, più i miei titoli di Stato o i prezzi delle obbligazioni caleranno a fronte di un aumento dello spread. Secondo focus a cui bisogna prestare attenzione, vediamo come in questi ultime settimane viene messo in discussione l'aumento dell'Italia come PIL. Il PIL, ricordiamolo, prodotto interno lordo, è un po' il fatturato della nostra azienda Italia, e quindi se cala il PIL l'Italia diventa più debole, perché caleranno poi anche le tasse che incasserà, e di conseguenza l'Europa ci chiederà sempre più conto. E di queste ultime settimane questa lettera dell'Unione Europea che ci chiede proprio conto, perché dice: se cala il PIL e quindi vi cala le tasse, come fate a rispettare i parametri UE? Quindi noi come Italia, questa riguarda prettamente l'Italia, essendo il fanalino di coda, no, sull'aumento del PIL, dobbiamo stare attenti, perché ci potrebbero chiedere, al di là di un governo o l'altro, un aumento di tasse. Terzo focus che vi lasciamo per l'estate è legato alla scadenza del dopo estate, settembre-ottobre, perché sappiamo che scadrà il mandato di Draghi. Alla BCE, quindi Draghi è il governatore della BCE, che in questi anni ci ha sostenuto finanziando il nostro debito e quindi evitando attacchi speculativi. Si parla, ma sono solo voci di corridoio perché ovviamente non c'è dato a sapere, che il successore potrebbe essere un tedesco. Si fa anche il nome di Weidmann, che è il capo, tra virgolette, della Bundesbank, no? La banca centrale tedesca. Se così fosse, le posizioni tedesche le conosciamo bene, sono posizioni rigide e che di conseguenza smetterebbero, tra virgolette, o diciamo che sarebbero molto più light, molto più leggeri nel finanziare il nostro debito. Questo potrebbe causare attacchi speculativi, come abbiamo visto anche nel 2011, appunto mettendo in difficoltà non solo i nostri risparmi, ma anche le nostre banche. Ecco, questi sono un po' i tre focus, quindi per rimanere sempre con uno spirito estivo e leggero, però sempre con i piedi per terra, per rimanere aggiornati sulla Allora, quale. Questo è il quadro. In questo quadro, Giovanardi, le persone, e anche in estate, dovranno prendere delle decisioni, investire i propri risparmi. Cosa devono tenere ben presente? Quali sono le regole che possiamo consegnare per i prossimi 2 o 3 mesi? Sì, qui ci viene in aiuto proprio una parte della ricerca scientifica, una branca che si chiama finanza comportamentale, si studia anche all'università, oggi facciamo un po' una puntata anche di questo genere, cioè in particolare che cosa studia la finanza comportamentale? Tratta nello specifico di tutti quegli atteggiamenti o di quelle scelte irrazionali quando invece siamo in un ambito come quello degli investimenti, dove in realtà le decisioni dovrebbero essere fatte in un modo logico, cioè come la parte emotiva, irrazionale di noi stessi ci influenza nelle scelte degli investimenti. Si è visto che in particolare la parte emotiva, quindi non so, le preoccupazioni, le paure che noi abbiamo, le insicurezze o anche l'avidità, intesa come ricerca continua del guadagno,
può arrivare a influenzare, di solito influenza negativamente le nostre scelte di investimento, cioè ci fa commettere degli errori. E questo ovviamente va a mettere a repentaglio prima di tutto quello che è la cosa più importante, cioè la sicurezza del nostro patrimonio. Quindi volevamo un po' dare qualche dritta anche in questo senso, considerando prima di tutto che quando facciamo scelte dobbiamo cercare di agire nel modo meno emotivo e più razionale, freddo e logico possibile, perché altrimenti ci possono arrivare degli errori che possono condizionare la sicurezza. Quindi questa è la regola aurea, diciamo, mantenere i nervi saldi e non fare scelte avventate, così ispirate ad altri motivi. Ci aiuta un po' anche a conoscere noi stessi e a sapere un po' quali sono i nostri punti deboli. Se noi guardiamo anche l'ultimo scandalo, quello della vendita dei diamanti, no? È chiaro che siamo in una situazione in cui i tribunali, insomma la legge ha stabilito che era una vendita fraudolenta, quindi lì è un ambito ovviamente estremo. Però questa vendita di diamanti in varie banche, che poi sono state multate pesantemente, come si riporta la sentenza del TAR, come si riporta in questa diapositiva, sono state possibili proprio perché hanno fatto leva su questa nostra debolezza, cioè certo. In una fase di incertezza mi è più facile andare a collocare investimenti che io vado a definire magari come porto sicuro, poi dopo c'è stato... Già il nome ci trae in inganno, ma una miriade anche di polizze assicurative, no? Già anche la parola assicurativa riporta, ne abbiamo già parlato altre volte, ad una maggiore garanzia, anche se poi magari nel contratto questa garanzia non esiste. Non c'è. Quindi è importante conoscere questo. Allora, Guerrieri, qualche esempio l'abbiamo fatto, cioè un altro esempio di comportamento che non va seguito e degli errori più diffusi. Sì, un'altra regola che ci insegna la finanza comportamentale è proprio quella di, diciamo, l'avversione alle perdite, cioè perdite contro i guadagni. Cosa ci dice? Che il dolore, la sofferenza per una perdita è molto più forte rispetto al piacere di un guadagno. Finanza comportamentale ci dice che è almeno 2-3 volte più forte. Questo cosa comporta? Comporta che vede se o non, tra virgolette, non mette in atto, no, il buon senso del padre di famiglia citato dal codice civile, nel momento in cui ho una perdita, questo lo assistiamo purtroppo spesso e volentieri, non dico tutti i giorni, ma capita proprio, è una regola che lo possiamo confermare dalla nostra esperienza, che chi perde non solo non riesce più a usare il buon senso, ma noi sappiamo che la paura, che è molto più forte appunto del piacere del guadagno, è bloccante. E quindi da una parte non farà cogliere opportunità e dall'altra si lasceranno correre delle perdite fino ad arrivare in alcuni casi a proprio disfarsi, a vendere di questi strumenti sui minimi. No? E di conseguenza si va ad accelerare. Ad aggiungere errori ad errori. Bravissima, errore, no? Quindi si bruciano risparmi, per dirla come si dicono a volte i giornali. No? E quindi noi invitiamo, ecco, due esempi a caso, proprio per assumere un atteggiamento più equilibrato. Noi quando facciamo le analisi vediamo proprio come oggi le analisi di un fondo comune di rischio 4, il rischio in MiFID va da 1 a 7, guardiamo questa diapositiva, quindi il rischio 4 è un rischio mediano, quindi parliamo di fondi comuni perché è lo strumento più diffuso, il rischio 4 cioè è a metà tra 1 e 7. Vediamo come in questi, no, ultimi periodi, che non è successo nulla di strano, fondi a rischio 4 hanno perso il 25%. Un'altra cosa che è bene, sempre ragionando sull'attualità, i famosi PIR. In questi anni molti hanno sottoscritto i PIR, le banche l'hanno proposto per questo presunto beneficio fiscale, ma in realtà noi quello che vediamo parlando con le persone è che in pochissimi conoscono il rischio dei PIR, cioè adesso senza entrare nella caratteristica tecnica perché ne abbiamo già parlato, però ci troviamo persone che stanno perdendo, non sanno cosa hanno firmato e tra l'altro anche il beneficio fiscale, è bene dirlo, c'è solo se uno guadagna. E quindi ecco l'attenzione, basandoci su questa regola che se io perdo avrò una sofferenza molto maggiore al piacere del guadagno, e questa,
questa sofferenza mi creerà una paura che poi sarà bloccante. Sì, vi ho usato anche questa diapositiva, sì, proprio legato ai peer, perché riguarda tutti gli italiani, perché c'è una campagna commerciale molto forte, sì, degli studi di credito basandosi su questo presunto beneficio fiscale, ma poi alla fine uno firma e non va ad analizzare i rischi. E quindi ecco, è bene che chi ci ascolti, senza, no, al di là dei mercati, se sì, io firmo, sì, un fondo comune rischio 4, devo sapere che posso perdere un 20-30%. Ma perché sono andati così giù? E se fermo un peer? Quei, sono andati giù perché chi ci ascolti bene che sappia che se io vado a finanziare delle piccole e medie aziende italiane non quotate, sono molto volatili. Ah, ho capito. E di conseguenza questa volatilità, quindi, sono spesso e volentieri strumenti non quotati, il mercato italiano è un mercato piccolo, ho capito, e di conseguenza c'è poco flottante, no? Sì, e, sì, e di conseguenza è bene, cioè io devo sapere che vado a comprare azioni, può variare obbligazioni, anche se non succedono cose, bravissima, diciamo, nazionali, internazionali particolari. Esatto, perché è un mercato piccolo, aziende non, sì, quotate, e quindi insomma devo fare un attimo attenzione, non è un investimento standard. Certo, però, al di là che in quest'ultimo anno ho avuto anche delle problematiche a livello, bisogna sempre farsi aiutare da chi se ne intende naturalmente e segue i mercati anche tutti i giorni. Giovanardi, a proposito di scelte, ecco, cosa succede quando per esempio siamo molto sollecitati a prendere una scelta? Capita quando magari facciamo scelte, andiamo agli istituti bancari, lì come dobbiamo comportarci? Sì, anche questa è una regola che vogliamo dare, ma perché poi ci viene in aiuto insomma sempre questa materia che è la finanza comportamentale, e che dice che naturalmente noi ne abbiamo già una percezione, però bisogna anche ricordarselo, che le nostre scelte vengono molto influenzate dal modo in cui ci vengono proposte. È chiaro che se si tiene presente questo aspetto si capisce come in banca, ma anche ormai in tutti gli ambiti, nell'ambito il 3x2, nell'ambito, sì, del, non so, nell'acquisto di mobili, immobili o cose di questo genere, si va molto sull'onda di campagne commerciali, di campagne che hanno una scadenza di solito imminente, quindi veniamo spinti a scegliere, e a scegliere di fretta perché domani finirà la promozione. E allora bisogna tenere presente che ogni volta che abbiamo una scelta che ci viene proposta ma che ha una scadenza molto ravvicinata, già qualcosa, una lampadina si deve accendere, perché evidentemente si fa leva su questo aspetto, cioè chi ce la propone è ben consapevole che nella fretta e nell'ansia siamo portati spesso a non decidere in modo razionale. Quindi anche qua vale la pena prendersi sempre il proprio tempo, diffidare di tutte quelle proposte che hanno una scadenza imminente e considerare sempre che gli investimenti che sono frutto di risparmi di una vita spesso non devono essere decisi o scelti in pochi minuti e sull'onda di un'emotività. O di una campagna magari o di una campagna commerciale. Quindi, Guerrieri, per lasciare anche i compiti delle vacanze ai nostri telespettatori, per voi questa è l'ultima puntata della stagione, noi andremo avanti naturalmente fino alla fine del mese di giugno, ma qualche, riassumendo un po' quello che ci siamo detti oggi, cosa devono fare gli telespettatori e i risparmiatori in quest'estate? Sì, diciamo che le notizie, no, che noi abbiamo cercato in questa stagione di darvi i focus dove mettere l'attenzione. Io volevo chiudere anche qua con una notizia, no, usando la finanza comportamentale, quindi l'ultima regola che abbiamo voluto portare alla vostra attenzione oggi, che è l'equilibrio. Ovvero, cosa succede? Che spesso e volentieri si eccede o nell'ottimismo o nel pessimismo e quindi si fanno poi scelte irrazionali. Già sappiamo che l'Italia è l'ultima in Europa come educazione finanziaria, cioè abbiamo poche informazioni e già questo può generare ansia, preoccupazione, no? La stessa paura, perché se non conosco faccio poi fatica a gestire. Diceva Paolo poc'anzi che la fretta è cattiva consigliera, questa diciamo che è una regola d'oro che dovremmo conoscere tutti. Ecco, quello che invitiamo a casa è un po' a mettere in pratica queste poche regole, perché veramente possono, tra virgolette, tutelare e salvare il risparmio. È inutile dire che con un aumento della volatilità o delle incertezze questo può creare realmente dei segni meno e di conseguenza se io da una parte aumento la prudenza e dall'altra mi sforzo di avere qualche informazione in più per avere un atteggiamento equilibrato, cioè non eccedere nell'ottimismo quando mi dicono che va tutto bene
o non eccedere neanche nel pessimismo fino ad arrivare alla paura, perché ricordiamo che la paura è bloccante e quindi va sempre evitata, la paura la lasciamo ad altri, noi siamo persone, parlo dei reggiani, che hanno sempre affrontato la vita a petto, no? A petto in fuori, no? Ecco, quindi fatevi, tra virgolette, aiutare o raccogliete informazioni che vi facciano vivere in maniera più serena e che siano in grado di farvi cogliere quell'equilibrio che vi permette di essere prudenti, tutelare il risparmio e mandare avanti i progetti familiari. E se avete un attimo di ansia, qui c'è l'SOS Consulenze, esatto. Rivolgetevi ai nostri esperti, perché loro sono uomini che così sanno prendere decisioni al momento giusto. È il nostro mestiere. Sono le famose, sì, telefonate, e allungano la vita e risparmi anche. Esatto. Grazie per essere stati con noi e buona estate. Grazie anche a voi. Adesso invece è il momento.